Fa male togliere i punti di sutura? Prima di capire se fa male togliere i punti di sutura, cerchiamo di capire perché si applica la sutura. Ebbene, i punti di sutura vengono applicati quando è necessario accelerare la guarigione di due lembi. Quindi, quando cioè viene fatta un'incisione, viene scollato un lembo, le due parti, le due componenti di questo lembo devono essere portate vicine al fine di accelerare il processo di guarigione. Inoltre, i punti di sutura sono fondamentali perché permettono di stabilizzare il coagulo, ridurre l'eventuale sanguinamento post-operatorio. Esistono suture di differenti materiali, di differenti diametri e tipologie. Sostanzialmente si riconoscono suture cosiddette riassorbibili e non riassorbibili. Le suture riassorbibili, a livello teorico, sono suture che si riassorbono spontaneamente. Dico a livello teorico perché? Perché è vero che queste strutture riassorbibili sono in grado di andare incontro ad un processo di riassorbimento mediato da alcuni enzimi, tuttavia questo processo di riassorbimento talvolta è piuttosto lungo, tale per cui è necessario rimuovere le suture in ogni caso. Ci sono poi strutture non riassorbibili, costituite di varie forme e varie tipologie. Esistono suture che sono in grado di ridurre l'accumulo di placca batterica attorno alla zona della ferita, altre suture che invece hanno una minor capacità in questo senso. Insomma, la sutura in ambito chirurgico e in ambito di implantologia è fondamentale e bisogna tuttavia adoperare una serie di strategie in termini di tipologia del punto di sutura che viene applicato e di tipologia di sutura in sé che viene scelto e selezionato al fine di ottenere poi il miglior risultato in termini di guarigione della ferita. Tornando alla domanda di partenza dalla quale siamo partiti, è doloroso togliere i punti di sutura? No, nel senso che sicuramente non si può parlare di dolore. Potrebbe esserci in qualche caso un po' di fastidio, soprattutto nei casi in cui il punto di sutura è un po' stretto e quindi nell'andarlo a rimuovere con l'ausilio appunto della forbicina si potrebbe avvertire un po' di fastidio, ma non si può parlare di dolore. Niente, spero con questo video di aver tranquillizzato tutti coloro che avessero eventuali paure in tal senso. Grazie per aver seguito questo video e ci vediamo in un prossimo video. A presto, ciao!